Ta-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta, che poi il fatto io avanti l'inno italiano stona tantissimo, visto che si tratta di mondiale. Non ci siamo, però, ragazzi, oggi alle 17 si disputerà la finale del mondiale. Il mondiale quindi metterà di fronte Francia e Croazia. Ad oggi vi faccio una domanda: secondo voi, sulla carta, qual è la squadra più forte tra Francia e Croazia? Io ovviamente andrò a tifare la Croazia, ma la Francia ha già vinto. Complimenti, ragazzi, siete bravi, siete i migliori. Complimenti, grande mondiale. Va detto però, fra le altre cose, ragazzi, che la Francia non solo è più forte sulla carta, ma è anche più forte, o comunque eguaglierebbe la Croazia, o comunque se la giocherebbe, e con una formazione di esclusi. Di che cosa sto parlando, ragazzi? Andando a fare la formazione degli esclusi della Francia al Mondiale 2018 tra infortuni e scelte tecniche, quale sarebbe la squadra più forte tra gli esclusi della Francia e i giocatori titolari della Croazia, l'11 titolare? Partiamo subito. Partiamo ovviamente aiutandoci con la grafica qua dietro. Partiamo ovviamente dai portieri. In porta la Francia avrebbe Costil, portiere del Bordeaux, che non è stato chiamato per difendere i pali della Francia. Dalla parte opposta la Croazia ha Subasic. Io credo che qui davvero ci sia veramente poco da dire. La Croazia ha un portiere molto più forte, uno dei migliori portieri del mondiale, che ha disputato un'ottima competizione, che si è diciamo rivelato un muro dietro. E quindi io qua do il punto alla Croazia, grazie appunto all'ottimo giocatore che è Subasic, quindi Subasic batte Costil. Passiamo adesso diciamo alla fascia destra bassa, al terzino destro. A destra la Croazia ha Vrsaljko, che è un ottimo giocatore. L'Inter ci sta sopra pesantemente, è la Croazia che assolutamente punta su di lui come terzino in fase di spinta, il miglior terzino che la Croazia ha a disposizione. La Francia a destra risponderebbe con Debuchy, che comunque è rimasto a casa, non è stato convocato. Diciamo che se dovessi anche qui fare un uno contro uno, andrei a scegliere Vrsaljko. Lo vedo più pronto, lo vedo più bravo, più capace, con caratteristiche migliori anche qualitativamente parlando, e quindi qua vado a dare il 2-0 alla Croazia. Passiamo adesso al centro. Qui abbiamo un'opposizione, perché? Perché uno dei due titolari della Croazia è Vida, e Vida andrebbe ad opporsi con il centrale del Siviglia, che però adesso è passato al Barcellona, Lenglet. Lenglet, per me, spero si dica, si pronunci così, è superiore a Vida, nonostante Vida ha fatto un mondiale veramente ottimo, ragazzi, questo credo si possa dire. Vida poi, sotto un certo punto di vista, ma in generale anche rimane comunque molto molto discontinuo, è comunque un giocatore nella media e non nella merda, e quindi io il punto qua lo vado a dare all'Englet. L'Englet, che per me alla lunga si vedrà poi, è molto più forte di Vida. Passiamo adesso all'altro difensore centrale. L'altro difensore centrale per la Croazia è Lovren, un ottimo giocatore che con il Liverpool si è confermato, sebbene con il Liverpool avesse fatto diversi errori, e con la Croazia è arrivato almeno in finale del mondiale. Di contro andremo a mettere un giocatore, secondo il mio punto di vista, fortissimo, un difensore centrale del Manchester City, che non è stato convocato dalla Francia. Sto parlando di Laporte, ragazzi. Laporte, che secondo me in questo momento diciamo, è equiparabile a Lovren. Diciamo che stanno lì, ragazzi, più o meno i due giocatori stanno là, e quindi io non do il punto a nessuno. Rimaniamo sul 2-1 e questa è una situazione di pareggio. Tanto per dirvelo, altri giocatori che la Francia non ha convocato, che comunque potevano essere inseriti in questi due posti, sono Upamecano, Zuma e Sakho. Passiamo adesso a sinistra. A sinistra, ragazzi, non c'è assolutamente scelta, perché la Croazia scende in campo con Strinic, tanto di cappello, ha fatto un buon mondiale, ma nulla di che. Mentre la Francia, tra due giocatori terzini e sinistra che non ha chiamato, ci sono Courtois e Digne. Ragazzi, fate voi, ma secondo me sia Courtois che Digne sono più forti di Strinic, e quindi in questo caso si andrebbe sul pareggio. Quindi Francia 2, Croazia 2. Passiamo adesso a centrocampo. Al centrocampo, ragazzi, c'è un dislivello, e questo va detto. Innanzitutto vado subito a parlare di Rakitic. Rakitic, che non è comunque, secondo me, il centrocampista più forte che ha la Croazia, ma diciamo che su 3 è il secondo, perché ovviamente poi il primo è Modric, ce ne parliamo fra un attimo. Ho quindi preso l'accoppiamento Rakitic con Bakayoko, perché credo che Bakayoko sia il giocatore, diciamo, in prospettiva molto buono, che poi in qualche modo possiamo anche equipararlo con Rakitic, anche se comunque ovviamente tra Rakitic e Bakayoko diamo il punto a Rakitic, molto più forte Rakitic rispetto a Bakayoko. Poi Bakayoko magari in futuro diventerà anche più forte, però per il momento mi tengo diciamo, do il punto alla Croazia, quindi 3-2 Croazia. Modric, ragazzi, Modric lo vado a paragonare a Moussa Sissoko. Moussa Sissoko, che la Francia ha lasciato a casa, il centrocampista del Tottenham, di cui tanto bene si diceva dopo l'ultimo mondiale, quindi poi, cioè, l'ultimo europeo, poi alla fine è rimasto fuori dai giri della nazionale. Quindi io vado a equiparare Rebic con, sì, Rebic, sentite che ho detto Modric, ho paragonato Modric a Rebic, va bene uguale, Modric con Sissoko, e do il punto alla Croazia. Quindi a questo punto, ragazzi, credo si possa dire Croazia 4, Francia 2. Però, come potete vedere, insomma, la Francia sta
sta sempre più tenendo botta alla Croazia, insomma, nonostante questi fossero i giocatori che proprio sono rimasti a casa. Passiamo adesso all'altro centrocampista. L'ultimo centrocampista per la Croazia, ho deciso di mettere Brozovic. Avrei potuto magari mettere anche un Badel, avrei potuto mettere anche un Kovacic. Alla fine ho scelto Brozovic perché ho visto che è quello che la Croazia mette un po' di più. E Brozovic andrebbe a fare il duello con Rabiot, come potete vedere qui dietro alle mie spalle. Quindi diciamo che Brozovic e Rabiot secondo me sono più o meno uguali, cioè nel senso non c'è uno che spicca più sull'altro. Ovviamente quella è questione oggettiva, cioè soggettiva, quindi magari uno dice a me piace un po' di più quello, un po' di più quell'altro, più funzionale. Ok, però diciamo che se un giocatore supera di poco l'altro, allora io dico che è pareggio, perché insomma non è che abbiamo sti grandi. Ad esempio, è oggettivo che Kurzawa e Dinga siano più forti di Skriniar, c'è oggettivo che Lenglet sia migliore di Vida, è oggettivo che Vrsaljko sia migliore di Debuchy, è oggettivo che Subasic sia migliore di Costil, almeno io credo. Così come è oggettivo che Modric e Rakitic battano Bakayoko e Sissoko. Però diciamo che tra Rabiot e Brozovic secondo me c'è una situazione di pareggio e quindi lascio il 4-2 per la Croazia. Passiamo adesso agli attaccanti. In avanti, ragazzi, ovviamente entrambe le squadre le ho fatte a 3, la Croazia gioca a 3, mentre cioè, ragazzi, in realtà la Croazia ha giocato pure con il 4-2-3-1, però la Croazia l'ho messa a 3 e la Francia ugualmente per cercare insomma di equiparare la situazione. Quante volte ho detto equiparare? A destra io ho deciso di tenere una situazione di pareggio. Perché? Perché la Croazia a destra ha Perisic, il che secondo me è ottimo perché su quella fascia per le qualità che è uno dei migliori. Qual è il problema? Che su quella fascia la Francia può convocare, che non ha chiamato sia Lacazette e appunto adattarlo a esterno destro che Coman. Quindi capite bene che secondo me, almeno secondo il mio punto di vista, potendo scegliere fra Coman e Lacazette, diciamo che comunque con Perisic la situazione si va a pareggiare. Quindi io qua lascio il 4-2 per la Croazia e non vado ad aumentare il punteggio della Croazia o appunto a diminuire il gap dando un punto alla Francia. Passiamo adesso a sinistra. Qua secondo me la Croazia perde. Perché? Perché a sinistra c'è Rebic, che comunque è un ottimo giocatore, si è dimostrato un'ottima pedina per questa Croazia al mondiale. Però diciamo che la risposta francese, ragazzi, la fa Payet. Payet che non è stato convocato, Payet è giocatore del Marsiglia, che secondo me non me ne voglia Rebic, a tutti i suoi familiari e tutti i suoi estimatori, però Payet è superiore a Rebic. Fra l'altro, se proprio vogliamo citarne un altro, oltre Payet, la Francia ha lasciato a casa anche Martial su quella fascia, diciamo che insomma anche Martial Rebic, io andrei più a dare il punto a Martial rispetto a Rebic, con tutto il rispetto. Passiamo adesso all'ultimo tassello, che è l'attaccante, ragazzi. L'attaccante in avanti la Croazia, siamo 4-3 appunto per la Croazia. In avanti la Croazia va di Mandzukic, però anche qua purtroppo mi trovo a dare il punto alla Francia. Mi trovo a dare il punto purtroppo perché insomma nei francesi possa vederli così tanto, però mi trovo a dare il punto alla Francia perché la Francia ha lasciato a casa, ragazzi, niente po' di meno che Karim Benzema. È vero che Mandzukic magari farà un grande lavoro, è vero che Mandzukic è molto forte, è vero che Mandzukic è molto esperto, però sinceramente fra Mandzukic e Benzema, almeno in questo momento io vado a prendermi Benzema, ma non almeno in questo momento storico perché poi è più in forma Mandzukic, però credo che il punto qua si possa dare a Benzema. Vedo superiore oggettivamente Benzema, poi insomma fatemi sapere la vostra. Fra l'altro Benzema e altri degni di nota, davanti ci sarebbe anche Ben Yedder, Gamero e appunto Gignac, quindi insomma la Francia in avanti ha lasciato veramente un sacco di gente a casa. Avendo fatto questo calcolo che ho fatto io, se andremo in un punteggio di 4-4, quindi figuratevi, la Croazia sarebbe più o meno alla pari della Francia degli esclusi. Questo, ragazzi, era un video particolare per far vedere quanto la Francia fosse forte in questo momento storico, quindi complimenti, ragazzi, avete già vinto il mondiale, tanti tanti complimenti, davvero complimentissimi, bravissimi, fortissimi, siete i migliori, siete i migliori. Ragazzi, mi piace, se vi piace questo tipo di video, insomma, se volete altri video un po' particolari del genere, dislike se invece vi ha fatto cagare, ma fatemi sapere come sempre un commento qua sotto il perché. Iscriviti, mi raccomando, al canale se ancora non l'hai fatto. Ti ricordo che su Instagram tutti i giorni nel mio Instagram TV faccio uscire due video inediti che su YouTube non vedrai mai. Ti ricordo che su Facebook, e mi chiamo Simone Sicolfo_official, ti ricordo che su Facebook ogni giorno faccio uscire niente dei post in cui mi chiamo Sicolfo. Ti ricordo come sempre che ho un secondo canale che si chiama Sicolfo 2.0, dove faccio uscire giornalmente dei video che non riguardano il calcio, quindi insomma qualora ti interessasse mi farebbe molto piacere se tu ci facessi un salto, quindi insomma mi raccomando, forse se riesco te lo lascio qua sotto in descrizione. Comunque in ogni caso mi chiamo Sicolfo 2.0, quindi il discorso è molto molto semplice. Fammi sapere secondo te chi è più forte tra la Francia degli esclusi e la Croazia dei titolari, e soprattutto chi tiferai oggi e soprattutto chi vincerà. Forza Croazia, complimenti alla Francia per la vita, ragazzi, quando una squadra è forte, brava Francia, complimenti per la vita, grandissimi. Buon ciao Lala, e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video.